Beh, come da tradizione, una sessione di pesca dedicata alla spigola non può non iniziare così. Siamo al mattino presto e siamo alla foce dell'Albegna, un importante fiume a poca distanza da dove abbiamo pescato nella giornata di ieri. A poca distanza da Orbetello, la foce dell'Albegna, una foce importante. Le prime ore del mattino rappresentano di sicuro un momento propizio, un momento opportuno. Ebbene, pescheremo proprio qua, in questo contesto qua, contesto dove il dolce e salato si mescolano, in un limbo d'acqua dove verosimilmente la spigola preda. Abbiamo visto adesso alcune cacciate proprio qua sul flusso della corrente di uscita. Evidentemente stanno predando su piccole bites, su mugginetti, e vediamo, proviamo, io e Gianluca tenteremo approcci diversi ed utilizzeremo sia hard lures che gomma. Io e Stefano ora stiamo provando due tecniche differenti di pesca nello stesso spot. Lui utilizza esche rigide, hard baits, mentre io utilizzerò soft baits, cioè la gomma. Sto utilizzando l'esca dell'Aima, il Melty Nymph da 3,5 pollici, una testina piombata da 10 grammi. 10 grammi perché ho visto che c'è abbastanza corrente, per cui devo riuscire a stare in pesca più vicino al fondo per poter andare a cercare di insidiare la benamata regina, cioè la spigola. Devo riuscire a individuare quali potrebbero essere gli spot giusti dove potrebbe essere in tana la spigola, cercare di leggere il fondale della corrente e seguire il filo della corrente. In questo momento c'è stata una predata esattamente nel centro del tubo, cioè sulla seconda corrente dove potrebbero esserci le predate per l'appunto. L'esca che sto utilizzando, come ho detto prima, è un Melty Nymph da 3 pollici. È un'esca molto morbida, la consistenza del silicone è veramente ottima. È uno shad vero e proprio, quindi ha una bella coda sul posteriore che permette in qualsiasi momento di emanare vibrazioni e di avere un movimento molto, molto naturale e sinuoso, sia in fase negativa che in fase di recupero. Stavamo cercando di insidiare spigole con artificiali dedicati, al limite della corrente, al limite anche del nostro lancio, una predata importante, un pesce di taglia, sicuramente una leccia. Beh, in questo caso è opportuno cambiare in corsa. Ho montato un IMA, un Popkey, vediamo se riusciamo a irretire qualche pesce importante. È arrivata una bella mangiata. Sinceramente pensavo a una leccia. Avevo montato il Popkey proprio
proprio per lei. Invece questa dimostrazione di quale genere di predatore sia la spigola, eccola qua. È arrivata una bellissima spigola di foce, predatori assolutamente importanti, bellissimo. Ovviamente l'attacco sul pop, l'attacco in top water, rende il tutto più assolutamente più coinvolgente. Chiaramente il Melting Nymph non poteva fallire. Sì, è importante ricordare sempre di sondare per primo il piano d'acqua che abbiamo proprio vicino a noi, proprio sotto ai nostri piedi, perché spesso proprio sullo scalino di risacca, sul gradino di risacca, spesso proprio lì sono in agguato le spigole, quindi i primi lanci, i primi approcci li facciamo proprio in maniera assolutamente soft, e li facciamo proprio qui, vicino nei pressi dello scalino. Poi mano a mano ci allunghiamo e andiamo a sondare fasce d'acqua più lontane da noi. Per fare questo ovviamente cambieremo in corsa gli artificiali. Alzarsi del sole muterà di sicuro il nostro modo di pescare, questo perché ovviamente i predatori tenderanno a spostarsi, abbandoneranno le zone a noi vicine, quindi le zone dello scalino, per portarsi verosimilmente verso fondali un pochino più alti. Ecco qui, ancora una volta è arrivato il momento di ridare la libertà a un altro pesce. Quando abbiamo l'opportunità di pescare, ci troviamo in condizioni di fare catture a nastro, come possiamo dire, catture continuate, ridiamo la libertà a qualcuno dei nostri avversari. Gianluca, quali sono allora i nostri consigli per chi ci segue su Mondo Artificiale? Quali artificiali utilizzare per la pesca, per approcci mirati dedicati alla spigola? Per quanto riguarda le soft baits, non abbiamo portate molto tipologie di esche.
abbiamo portato solamente quelle che noi riteniamo essere più giuste e catturanti per la spigola. Allora, abbiamo portato il Melty Nymph, che è a tutti gli effetti uno shad, con delle caratteristiche molto più particolari. Innanzitutto notiamo subito queste scanalature del corpo che rendono il movimento molto più sinuoso e allo stesso tempo emettono delle vibrazioni, perché come sappiamo bene la spigola è attirata anche dalle vibrazioni, non soltanto dal movimento. Insieme al Melty Nymph abbiamo affiancato oggi una tipologia di soft baits un po' inusuale rispetto a quelle che già conosciamo, e si chiama Sea Mouse. Perché inusuale? Beh, a vederlo si nota subito, la caratteristica principale di questo silicone è questa paletta perpendicolare al proprio corpo. Perché lo chiamo paletta? Una volta innescata con la testina piombata specifica, come sto facendo io in questo momento, questa piccola paletta permetterà di dare un movimento che è tipico delle hard bait, che è il wobbling. Per cui avremo le vibrazioni della coda, che è molto sottile, nel recupero, più il wobbling, cosa che è totalmente innovativa per quanto riguarda i soft baits. Infine abbiamo portato con noi un'altra tipologia di esca che si chiama Trilobite, che è fatta di tre misure, 4,5, 5,5 e 6,5. Abbiamo selezionato la più piccola e c'è un motivo, chiaramente. Il motivo è quando ci troviamo di fronte a una condizione in cui la spigola, i pesci sono apatici. In questa maniera riusciamo a riprodurre una mangianza che è caratteristica dei nostri mari e cercare di andare a insidiare proprio quel predatore che è la spigola nei momenti più difficili. Beh, la caratteristica, come si può notare, principale di questa esca è la codina molto leggera, molto sottile, che basta pochissimo che si muove. Quindi emana delle vibrazioni grazie a questa codina. All'interno di questa coda e per tutto il corpo ci sono queste, sempre queste scanalature che danno un'ulteriore vibrazione alla nostra esca. Questo è quanto occorre per una sessione dedicata alla regina del sottocosta, la spigola.